questo genere di articoli è fatto a spese delle vittime. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Anche se è una notizia di qualche mese fa, è una notizia che secondo me non tutti hanno compreso, quindi ho deciso di parlarne. Questa questione ha fatto arrabbiare molti giapponesi con i media giapponesi e adesso andiamo a vedere perché. Allora, il tutto è iniziato con un incidente stradale nella prefettura di Shiga. Un'auto, mentre provava a curvare a destra, ha urtato un'altra vettura mandandola fuori strada e è andata a colpire un gruppetto di bambini dell'asilo e i loro insegnanti mentre stavano aspettando al semaforo. Due bambini sfortunatamente hanno perso la vita e ci sono stati altri feriti. Diciamo che è stata una serie di sfortunatissimi eventi che ha portato a una vera e propria tragedia. Tecnicamente la colpa è dell'auto che ha provato a curvare, però c'è da dire che allo stesso tempo anche il conducente dell'altra auto non stava prestando particolare attenzione in quel momento in particolare. Ma la domanda è: perché i giapponesi sono così arrabbiati? I giapponesi sono arrabbiati per tutto quello che è successo dopo. La sera stessa dell'incidente, l'asilo ha tenuto una conferenza stampa in diretta televisiva. La potete ancora trovare su YouTube a chi interessasse. Durante questa conferenza il dirigente della scuola rispondeva a delle domande dei giornalisti, ma stava piangendo al punto tale di non essere nemmeno capace di parlare, il che è comprensibile visto che tutto questo incidente era successo quel giorno stesso ed era abituata a vedere i bambini tutti i giorni a scuola. I giornalisti continuavano a fare delle domande, dopo tutto era una conferenza stampa. C'è da dire che questa conferenza è stata estremamente emotiva e molto molto commovente, c'era la dirigente in lacrime e la maggior parte delle persone che ha visto questa conferenza ha simpatizzato con la dirigente, ritenendo ingiuste ed insensibili alcune domande che hanno fatto i giornalisti, che sembrava quasi volessero incolpare la scuola per questo incidente. Alcune persone, in seguito a questa conferenza, hanno ritenuto che alcune domande non erano affatto necessarie, dal momento che la scuola stessa era la vittima in questa circostanza. Ciò ha portato molti giapponesi a condividere la notizia e il loro pensiero con quest'hashtag che tradotta sarebbe arigato, ovvero grazie alla dirigente della scuola materna. In seguito è anche uscito un articolo su Yahoo che difendeva parzialmente i giornalisti e tutto ciò ha fatto ancora di più arrabbiare i giapponesi. Dal momento che questo articolo basta vedere che ha ricevuto quasi 10.000 commenti negativi e il commento principale ha più di 70.000 like. Sicuramente ci sono state una serie di domande che non erano assolutamente necessarie, come quel reporter che gli ha chiesto: ma i bambini erano normali quando sono usciti da scuola? È ovvio che erano normali. E un altro ha addirittura osato chiedere all'insegnante che cosa vorrebbe dire ai suoi alunni se potesse parlare. Questo ha messo veramente l'insegnante in difficoltà, immaginatevi la situazione, cioè degli alunni che vedi tutti i giorni, durante l'orario in cui dovevano essere comunque nel tuo istituto, hanno subito questo incidente, due hanno perso la vita e il giornalista le va a chiedere che cosa direbbe a questi bambini, cioè non mi sembra una domanda alquanto opportuna, non lo so. E io credo che sulla base di queste domande già si capisce dove i media volessero andare a parare e che genere di articoli volessero scrivere. È chiaro che volessero una storia strappalacrime e piena di drammaticità e volessero citare parola per parola quello che avrebbe detto l'insegnante. Altre domande erano invece più specifiche e più interessate a scoprire i fatti, come erano, per esempio, uno ha chiesto dove stavano andando i bambini o a che ora sono usciti e a che ora sarebbero dovuti rientrare. L'insegnante si è assicurata in qualche modo che i bambini fossero al sicuro. Io sono convinto che al pubblico italiano probabilmente queste domande sembrano estremamente normali e per nulla invasive ed è proprio per questo motivo che ho deciso di parlarne in questo video perché proprio qui entra il fattore culturale giapponese. Come sapete la cultura giapponese è una cultura diversa dalla nostra e il motivo per cui questa conferenza ha fatto arrabbiare così tanto i giapponesi è perché proprio c'è una differenza culturale che adesso andrei proprio ad analizzare. Come già ho detto in altri video, ve ne lascio anche uno qua. Hai presente quando per esempio qualcuno starnutisce e ti viene istintivo rispondere salute? Ecco, non c'è bisogno quindi di spiegare perché questo accade. Lo abbiamo oramai nel DNA, ce lo hanno inculcato fin da bambini, tutto attorno a noi lo fanno. Istintivamente la nostra bocca reagisce e pronuncia questa parola. Honne e tatemae sono la stessa cosa per i giapponesi, solo che non scattano al momento dello starnuto, ma vediamoli assieme. Honne significa il vero suono e si riferisce a ciò che interiormente si prova riguardo qualcosa o qualcuno, il proprio reale pensiero su qualcosa e le proprie emozioni, insomma tutto ciò che di più vero esiste in un essere umano. Tatemae significa facciata e si riferisce
riferisce a ciò che per educazione, consuetudine e dovere sociale va detto e o fatto, e come questo vada detto e o fatto. In parole povere, ogni giapponese per cultura, per nascita e oramai inciso a fuoco nel DNA ha questa dicotomia dove da un lato c'è ciò che prova riguardo un determinato argomento e dall'altra tutta una serie di regole comportamentali su come esprimere tale sentimento. Per fare un esempio banale, confrontando con l'educazione italiana potremmo parlare di un film. A una persona magari questo film non è piaciuto proprio, sotto nessun punto di vista, mentre al suo interlocutore è piaciuto tantissimo. L'educazione imporrebbe di non dire «il film fa schifo» per non ferire i sentimenti dell'interlocutore. Basta anche un semplice «a me quel film non è piaciuto molto» per essere sinceri e allo stesso tempo educati. In Giappone funziona in maniera diversa. Sia «il film fa schifo» che «a me quel film non è piaciuto molto» non sono frasi carine da dire, mettono comunque in imbarazzo l'interlocutore. La maggior parte dei giapponesi evita di fare domande dirette o evita di rispondere a domande dirette in moltissime situazioni. E spesso se si fanno le domande troppo dirette ai giapponesi, questi si sentono attaccati, anche se queste magari per noi sono delle domande molto neutrali, capite? Penso che i giapponesi non dicano così tanto magari la domanda perché, non chiedano così tanto perché come magari chiediamo noi italiani o comunque in generale noi occidentali, e se chiedete troppe volte perché, i giapponesi pensano che hanno fatto qualcosa di sbagliato, non so se riuscite a capirmi. E anche se dovessero chiedere perché, i giapponesi non lo farebbero in maniera così diretta. Secondo me questo elemento culturale ha estremamente influenzato questa intervista e la reazione che hanno avuto i giapponesi alla visione di questa conferenza stampa. Infatti molti reporter, prima di chiedere la domanda, se ci fate caso, continuavano a dire «Guarda, mi dispiace davvero chiederti questa cosa, però vorrei sapere che…» Evidentemente non hanno chiesto scusa abbastanza o le domande erano troppo dirette, perché questo non è bastato a placare l'ira di chi ha visto la conferenza. Vi leggo adesso qualche tweet che così capite meglio di cosa sto parlando. Il contenuto delle domande dei giornalisti era senza dubbio accusatorio. Invece di far piangere l'insegnante, dovrebbero interrogare persone di potere, come il primo ministro, fino a farlo piangere. Questo tweet comunque fa capire come c'è questa sottile frustrazione nascosta nei confronti dei media. Infatti i giornalisti, in Giappone ma in realtà un po' in tutto il mondo, vogliono sempre scrivere un articolo che sia più drammatico possibile per poter vendere di più. E è per questo motivo che scelgono di fare queste domande invasive ed insensibili alle vittime. Basta vedere che cosa ha scritto il giornale Sankei al riguardo di questa faccenda. Dirigente scolastica della scuola materna è scoppiata a piangere durante la conferenza stampa in seguito alla domanda «Com'erano i bambini quando sono usciti dalla scuola per la passeggiata?». Capite quello che voglio dirvi? Leggiamo adesso anche dei commenti con delle opinioni diverse al riguardo. Una conferenza non è il posto per esprimere condoglianze. Se hanno tenuto una conferenza stampa, non hai altra scelta che chiedere semplici domande che devono essere chieste. Sarebbe stata un'altra storia se queste domande fossero state poste alle famiglie dei bambini, ma la dirigente è la rappresentante di un istituto che è ufficialmente approvato per prendersi cura dei bambini. Ho visto l'intera conferenza, alcune domande erano assurde, ma in generale non ho trovato nessuna di queste inappropriata o accusatoria. Tendiamo a dimenticarci che gli utenti di Twitter e il resto del mondo sono più separati di quello che pensiamo. La maggior parte delle persone ha sentito parlare dell'incidente a Otsu e ha pensato «Oh, spero che da adesso in poi le scuole materne saranno più prudenti». E penso che la TV sia fatta per questo genere di persone. La scuola assolutamente non poteva prevedere quello che sarebbe successo, personalmente credo che sia così. Però c'è da dire che in questo tweet c'è anche un fondo di verità, perché è vero che la TV, anche in Italia del resto, si focalizza sul dramma, perché è questo che la gente vuole vedere, è quello che la gente accende la TV per vedere. E forse poche persone si rendono conto tuttavia che questo genere di report in TV o questo genere di articoli è fatto a spese delle vittime, che lucrano sul loro dolore. Penso comunque che in generale negli ultimi anni la TV e il pubblico che guarda la TV o legge i giornali sia diventato più critico, anche secondo me grazie ai social media, perché magari tu vedi una cosa che magari ti fa stare male o dici ma cavolo, ma com'è possibile che questa cosa sia in TV o ne possano parlare così? Per esempio io quando vedo anche, non lo so, gente che condivide immagini magari di gente che viene toccata sui treni o magari mettono su il video di quando viene toccata eccetera eccetera, magari lo condividono su Facebook, sì, ho capito che non hai fatto te il filmato, però io non credo che la vittima in quella circostanza volesse essere vista in quel modo. Meno di 50 anni fa, quando c'era stato quell'omicidio di Elizabeth Short, quella donna che è stata mutilata e l'hanno trovata nuda lì sul ciglio di una strada, e hanno stampato la foto di lei così, in quella circostanza, su tutti i giornali, io mi immagino la famiglia di quella ragazza che magari si è trovata questa immagine, cioè non credo che
ci sia stato bisogno di condividerla. Questo è quello che penso io. Per fortuna oggigiorno molte di queste cose non succedono più e spero che pian piano la gente diventerà sempre più selettiva su quello che vuole vedere in TV e quello che vuole leggere sul web. Non lo so ragazzi, ditemi che cosa ne pensate, voglio sentire la vostra opinione. Sapete che a me piace tantissimo leggere i vostri commenti e vi ringrazio sempre tanto per mandarmene perché mi fa veramente piacere.